Beh, qui da noi abbiamo dei numeri importanti. Le imprese femminile a livello Italia sono quasi un 22% delle imprese nazionali e qui da noi i numeri sono ancora più alti dei numeri nazionali. Nei vari mestieri, no? Abbiamo vari dati che nel mondo del terziario, in particolar modo, per cui terziario vuol dire alberghi, case di riposo, ristoranti, bar e tantissime attività nel mondo del turismo. Ma non solo, ci sono nel mondo artigiano tantissime donne, artigiano di qualità, artigiano di preziosi, di artigianato artistico. Insomma, le donne si fanno valere in più mestieri. Poi ci sono le donne manager, le donne capitane d'azienda. Insomma, il mondo femminile sta crescendo con numeri importanti nella nostra regione. Nel settore energetico, come pure, anzi, ancora di più, quello dell'innovazione, le donne. Nella nostra regione ha una presenza in percentuale più alta che a livello nazionale. E a Gorizia, poi, nella regione nostra, l'ha fatta padrona con un 40% rispetto al 27-28% a livello nazionale. All'amministrazione regionale è molto vicina ai percorsi che avvicinano l'imprenditoria, il sistema del nostro territorio, fatto di uomini, di donne e io aggiungerei un'altra categoria che è quella dei giovani, ossia di tutti coloro che devono trovare gli strumenti in essere per riuscire a conciliare i tempi della loro vita con i tempi di vita lavorativa. Uno dei dati importanti di questo calo demografico che sta colpendo tutti i paesi europei, tutta Italia, ma sta colpendo in maniera importante la regione Friuli-Venezia Giulia, è che non possiamo più permetterci di non avere all'interno del nostro tessuto produttivo i giovani e le donne. Sull'ingresso all'interno del mercato del lavoro, ma soprattutto sulla permanenza attraverso tutti i percorsi formativi, ma soprattutto con il Fondo Sociale Europeo, attraverso percorsi di formazione all'imprenditorialità e di sostegno alla libera professione, cerchiamo di dare una spinta anche a questo settore, che non è una spinta legata al lavoro delle donne o al lavoro dei giovani, è una spinta legata alla capacità del nostro tessuto produttivo di dare le risposte di competenze, di innovazione, di presenza che sono necessarie a farci vincere la sfida del futuro. Lavoriamo molto su percorsi formativi, adesso esce il nuovo bando Nuova Impresa che apre alle più ampie tipologie di lavoro, sicuramente la riscoperta di lavori tradizionali, che è uno dei temi su cui credo ci sia spazio per tutti i percorsi di cultura, di creatività, particolarmente vicini alla sensibilità dei giovani e delle donne. L'obiettivo del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa è quello di trasmettere e diffondere la cultura imprenditoriale al femminile. Oggi qui a Trieste parliamo di donne e credito, che è un rapporto difficile quello, diciamo, che hanno le donne con il credito, in particolare quello bancario. E, difatti le imprese femminili fanno più fatica ad accedere al credito bancario, soltanto nell'11% dei casi utilizzano il credito delle banche, ma fanno più spesso ricorso al proprio patrimonio finanziario e della propria famiglia. E così come non hanno, diciamo, rispetto alle imprese di tutte le altre imprese, la possibilità di ottenere finanziamenti tanto quanto tutte le altre. E dunque un rapporto difficile e un gap che va colmato. E quindi c'è bisogno di educare, c'è bisogno di educazione finanziaria, che per le donne è un aspetto molto importante perché è strettamente legato anche al gender pay gap. E se vogliamo, questo divario è anche una forma di violenza economica e quindi, diciamo, dobbiamo lavorare per educare le donne, ma anche le imprese femminili ad avere un miglior rapporto con il credito. Oggi parleremo del tema dell'educazione finanziaria, che costituisce spesso un punto molto fragile per noi donne, imprenditrici e professioniste, ma in generale per tutte le donne. Quindi cercheremo di fornire degli strumenti per aiutare le professioniste proprio per crescere e colmare le lacune che hanno e che abbiamo.